Ok, sta per partire l'avventura. Stiamo per partire verso Parigi nella speranza di arrivarci in modalità eco con la macchina. Vedrete tutto il viaggio, diviso ovviamente in zanzare di merda. Diviso ovviamente in tappe. E intanto montiamo le GoPro. Pari. Ungheria, Parigi. Centro, sì, ci piace. Siamo fermati a fare benzina. Mancano, in realtà sono 803 chilometri più o meno. Non ce la faremo. Secondo lei con un pieno a Parigi ci arriviamo? No, per niente. Allora, abbiamo fatto benzina, 55 litri più o meno, però per attestare che non apriremo mai più 135. Questa bocchetta, un attimo, 135. Mettiamo questo adesivo così non si aprirà mai più, sperando che quando lo levo non mi leva la vernice della macchina. A Parigi, ci arriviamo con un pieno. Sì, alla grande, dai. Sì. Con la nostra benzina, sì, con il nostro gasolio. Sì. Allora a posto. Wait. Ciao, auguri e buona fortuna. Ciao ragazzi, buon divertimento. Grazie. Capo. Allora ce la facciamo. Sì, te l'ho detto, con la nostra benzina. Allora adesso mettiamo in eco e da qui inizia ufficialmente l'avventura. Ci dice 5,80, dobbiamo essere bravi, quindi questa bassa 5,80 non ce la facciamo. Ma no, non so 5,80, so di più, fidate. Ci fermeremo secondo me molto prima. Ma sì. Ma anche Busa sarà la roba dei sondaggi. Votate se volete che si faccia un mezz'ora di viaggio con i finestrini abbassati. Belle ste nuvole in mezzo alla polvere. Ricordi non c'erano soldi, c'eravamo io e te. Ragazzi, c'è un uomo in strada, quindi adesso l'obiettivo è trovare questo cazzo di uomo in strada e portarlo a bordo e portarlo a Parigi. Ecco, ha anche una sua macchina. Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. Lei chiamate Run, tutti nati da Milano, sud in giù, a mo ti porta a mani. Signori, guarda dove siamo. Dove siamo? Dove siamo? Dove? Precisamente. Oh, no. Parla italiano. Siamo al Monte Bianco. Potete vedere, questo è retto. Anche il graffio è retto bene, non si è tolto. Sì. Venga un attimo. Può venire un secondo? Siamo in missione, stiamo andando a Parigi con un pieno. Con un pieno? Da Milano. Da Milano. Ci devi controllare se il sigillo è ancora integro. Siete sicuri di arrivarci? No. Se sì, è ancora integro. Perfetto. È a posto. A posto. Andiamo a mangiare. Raga, Mauri è gentilissimo, ha deciso di offrirci il pranzo. Sei felice? Vediamo un po' quanto stiamo spendendo per prestate. Lo scopriamo, vediamo cosa dice il sigillo. Vabbè, pensavo peggio comunque. Quanto hai pagato? 32,20 euro. Ha deciso di spendere 5 euro per un gratta e vinci. Di conseguenza abbiamo vinto nulla. Exit un chilometro, già finito. Di già. Pensavo fosse più divertente. Io voglio rimborso. Ero tutto emozionato. 50 euro. 50 euro per ma questa cosa. Scemo. Ma io mi aspettavo tipo di vedere. Non lo so, le hostess. Sì, un acquario. Un acquario, un qualcosa. Pensa se facessero tutto il traforo o l'acquario laterale. Bello. Gli squali del Monte Bianco. Ah, potevano farlo tipo tutto graffitato. Esatto. Graffitato un attimo. Come si passa il tempo in macchina senza internet? Non si passa. No. Ok. Ma hai dormito fino adesso? Casa mia, non è finito. È finito. Come c'è scritto sulla brochure? Neanche 10 minuti. E siamo in Francia! Oh, ah. Vedi? Già sento la puzza di formaggio. Ah. E te cazzo. Ah, sono questi i 75 minuti di attesa, eh. Oh sì, tutta discesa. Qua spendi la macchina. Qua non spendiamo benzina. Spendi la macchina. Stavano dicendo che dovevano giocare. Sì. Andrea, dovresti farti un po' più avanti, sennò sei l'oscuro signore. Sì, mettete tipo con la testa qua. Tu cosa preferiresti adulto? Ridere o far ridere gli altri? Far ridere gli altri. Tu, Andre? Vabbè, tanto. Roaz. Roazzi. Noaz. C'è scritto di Noaz. Ridere o far ridere gli altri? Noaz. Far ridere gli altri. Sì, dai. Tu cosa preferiresti, due punti adulti? Ma essere basta. Un supereroe o che il Natale non finisse mai? Essere un supereroe. Tutta la vita. Cazzo, ma prima cazzo del Natale. Cazzo, del Natale. Tu cosa preferiresti, due punti adulti? Che ti dimentichino? Che ti ricordino come una cattiva persona? Tutta la vita una cattiva persona. Una cattiva persona, scherzi. Una cattiva persona. Ma sì, almeno ti ricordano. Detto dalla sagoma di Omi. Tu cosa preferiresti, due punti adulti? Che le tue gambe fossero lunghe come le tue dita o che le tue dita fossero lunghe come le tue gambe? Cazzo, questa è una domanda di merda. Ma soprattutto perché non ti mantiene le proporzioni. No, come fai? Come le fai? Le dita, cioè, come le gambe. Quindi le tue gambe fossero lunghe come le tue dita. Quindi sei alto così. Sì, sei tipo così. Tutti hanno votato avere le dita lunghe contro le gambe. Tu cosa preferiresti, due punti adulti? Avere una vagina sulla fronte oppure una fila di peni nella tua spalla? Che cazzo vuol dire una
una fila di peni, cioè tipo qua tutti i piselli, una fila di peni sulla spalla. Cioè ogni volta che te gratti che fai? Ti masturbi? Non c'è. Ma poi diventano duri tipo super, cioè diventa tipo Blastoise. Ma poi nella... Ma vuoi mettere una vagina in fronte che la gente ti dà i baci e vieni? Primo cartello Parigi. Oh, emozioni vere. Allora, piccolo aggiornamento del diario di bordo. Siamo esattamente a Saint-André-de-Bagle. E poi non continuo perché è troppo lungo il nome. Ma siamo esattamente a metà strada. Abbiamo poco più di metà serbatoio. Quindi siamo fiduciosi. Come siamo a metà strada? Quanta autonomia abbiamo ancora, caro? 400. 400 contro 398. No, il problema è quando entriamo in città e cominciamo a consumare come delle merde. Cominciamo a consumare come dei bastardi, sì. Quello è il problema. Metà serbatoio, 460 km alle spalle. La speranza sta aumentando. Io ce li vedo, loro che si vedono il video tutti con l'ansia. Ce la faranno o non sì, ce la faranno? Questo, partiamo dal presupposto che tu non ci credevi. E al momento siamo in pari, perché ci mancano 340 km all'arrivo, 340 km di autunno. Esatto, dobbiamo averci culo che becchiamo tipo delle discese. Tutte discese a secca, una dopo per l'altra. Forza. Andre, sei carico che fra poco tocca a te guidare. Switch. Quindi vado dietro. Sì, vai. Tu sei nel cielo, sei tipo Goku. Ragazzi, sono distrutto, non ce la faccio più. Sto guidando da tipo 5 ore, una cosa del genere. Ci mancano 250 km. Aspetta, vi faccio vedere, vediamo se me lo dice la macchina o se devo partire. Matteo, mi vuole bere una birra prima di guidare? Non la berrà. Comunque ci mancano 260 km di autonomia. Mollà non c'è la mappetta, però ci mancano tipo 260 km di arrivare, quindi sarà molto difficile. Soprattutto perché adesso... Fuori che vuole entrare. ASAP keep me rocky, I'm from New York so I'm cocky. Say he fucking with my posse, caught me Chloe like Kardashian. Keep this pussy in Versace, said I'm pretty like Tinashe. Put it all up in his face, did I catch a case? Pussy gang just caught a body but I never leave a trace. Faces. Facciamo benzina? No, abbiamo un lucchetto. Sei pazzo? Sì, ancora qui. Siamo quasi arrivati. Mancano questi 100 km. La stanchezza si fa sentire. E guida Kimi, ovviamente. Adesso ci ricambiamo. Poi ci facciamo l'ultimo checkpoint. Cioè l'ultimo pezzo di strada. Basta, fermo! A posto. 15 km di autonomia. 8 km 8 8 km 8. Ragazzi, se becchiamo poco traffico e poca salita, è finita per tutti. Rimaniamo, cioè che abbiamo vinto. Rimaniamo qui. Ah. No, tecnicamente abbiamo già vinto. Sì. Perché siamo a Parigi, dobbiamo arrivare all'hotel. Siamo con una... andando a Espo. Sì, sento la tensione perché questo sentendo. Traffico mi sta distruggendo la mente. Il classico traffico romano. È finito. Abbiamo sbagliato strada. Lo sapevo. Sì, abbiamo finito. A monte abbiamo fallito la nostra missione, unica missione della giornata. Esce qua. Ma questo mi vuole far girare a sinistra, ma non posso girare a sinistra. Attento. No, quindi adesso a sinistra. Quindi ora a sinistra. Oh yeah. Siamo rientrati. 15. Ok, non abbiamo. Già 15. Wow, ma siamo a Parigi. Parigi con un pieno. No, in realtà possiamo ancora andare tipo a Como. E nemmeno ci credeva nessuno. Io ci credevo, l'ho detto dall'inizio. Quello che questo non ci credeva. Che cazzo fa? Ho fame. Anch'io. Sono le 11. Quindi il nostro obiettivo è testare la sicurezza di Parigi. Uh-huh. Giusto? Certo. Quindi mi servono dei booster. Devo far finta di avere una bomba al petto. La canzone della vittoria. La canzone della vittoria. 1,6 km. 5 km di autonomia. Ho visto le guardie a testa. Un attimo. 100 metri ragazzi. Ragazzi, 100 km. Come si chiama? Non lo so. Te lo dico subito. Si chiama Hotel Modern Saint Germain. Eccolo. Questo qua. Tac. Vada retta. Dove parcheggiamo? Qua dietro. Tac. Ragazzi, sorprendente. Siamo arrivati all'hotel. Non ci credo. Non ci credo. Però ce l'abbiamo fatta, raga. Precisamente 0 km davanti all'hotel. Io vi giuro, vi faccio vedere. Come vedete, 0 km disponibili. Dall'ultimo rifornimento, comunque. 800 km, 8 ore e mezza, comprese 4 pause. 16 al litro, ottimo. E ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a farcela. Nessuno ci avrebbe mai creduto. Quindi grazie a tutti per il sostegno. Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero vi sia piaciuto, che vi abbia interessato. Poi fra un po' arriverà anche la versione in sport. E vedete dopo quanto poco si ferma. Milano-Parigi con un pieno solo. Bella. Dopo una lunga traversata.
attraversata dopo delle emozioni, dopo un miracolo. Finalmente possiamo togliere il sigillo che ha siglato questo viaggio, quindi lo andiamo a togliere molto lentamente, ovviamente. La vernice al retto non se la sta portando via. Questo è il posto. Se voi siete di Parigi, andate a trovare questa cosa che non si attacca. No, non si attaccherà mai più, vabbè, chissà. Facciamo una carezza alla Golf che ci ha accompagnato in questa avventura. Noi ci sentiamo all'avventura in sport. Bello.